Come si fa? Bisogna saper dialogare con molta verità dentro me stessi, avere molta, molta dedizione alla verità, riconoscere tutto quello che abbiamo fatto, passo per passo. Tenete conto una cosa, che il narcisismo tende a esternalizzare i suoi costi. Un ragazzo pigro, disordinato, apatico, arrogante, cerca di far pagare il suo prezzo ad altri, i genitori diventano matti, quella scuola, gli insegnanti che pazzi anche loro, lui temporaneamente non paga un grande prezzo, anzi prova piacere perché li tiene tutti sotto controllo. Due, si permette di essere pigro, alzarsi l'ora che vuole, li tiene tutti in scacco. Ne basta uno per creare problemi a 10 adulti, insomma. È chiaro che lì c'è un piacere. Questo va riconosciuto, visto. Quando questo adolescente poi cresce, diventa grande, mettiamo che mette la testa, riesce a prendersi un po' più gestione del proprio paese, non è affatto detto che quella parte lì non agisca ancora. E quando è anche adulto e si fa un progetto e dice adesso io voglio fare questo e quest'altro, quella parte dice sì, scordatelo. Per cui ogni azione che compie nella vita richiede 10 volte l'energia necessaria. Ogni volta che devi progettare qualcosa, il tuo compito è difficile. Allora lì parlare al proprio paese vuol dire quello che è il compito di un buon governo dopo una guerra civile, deve saper raffreddare questa tensione andando verso la saggezza, cioè facendo proprio una propaganda interna, una politica che sia del tutto onesta. Se tu come governo non sai gestire il tuo paese, per cui il paese si intossica di veleni, è chiaro che qualcun altro la paga. Qualcun altro il paese. C'è dubbio. Certo. Ci sono però due tipi di paesi, quelli che la fanno pagare prevalentemente all'esterno e quelli che la pagano prevalentemente all'interno, prevalentemente, perché un po' pagano tutti comunque. Allora, l'esternalizzazione, le aziende fanno un po', grosse aziende, quelle che si dicono così produttive, in realtà esternalizzano i loro costi. Certo. Cioè possono vendere i prodotti a basso costo rispetto, perché il vero costo lo paga la società, cioè lo pagano le tasse, cioè lo paga l'ente pubblico. Allora la persona che la vedi che sta bene, che sembra bella tonica, bisogna vedere chi la paga. Può darsi che la struttura narcisistica, certe strutture narcisistiche, il prezzo che dovrebbero pagare loro, lo pagano i loro collaboratori, le persone che incontrano, i loro familiari. Okay? È molto difficile per persone così cambiare, perché i vantaggi che ne hanno, i vantaggi secondari, sono immensi. Alcune di queste persone addirittura vengono adorate per la loro appunto, mancanza di sensibilità, per la loro prepotenza. Perché? Perché i sudditi vedono in loro quello che loro vorrebbero diventare anche loro prepotenti e mettere a posto tutti. Quindi, nel gioco del potere, chi sta sotto, molto spesso, sta sotto solo perché non è capace di stare sopra, non è perché è migliore. Se comprendiamo questo, capiamo che finché stiamo nella danza del potere non c'è soluzione. È solo proprio rinunciando al potere, andando nell'innocenza, che lì possiamo cominciare a guarire e quindi ricontattare la nostra anima. Finché facciamo giochi di potere noi non siamo manco capaci di capire chi siamo. Siamo estraniati a noi stessi, alla nostra anima. Capite che chi usa il potere sugli altri fa soffrire la propria anima, perché sensi di colpa ci sono intrinseci. Non li vuole sentire, chiaramente chiude la porta all'anima. Si danna l'anima, si dice così. Quindi, la via di guarigione passa attraverso la rinuncia all'esercizio del potere, definitiva, per sempre, e quindi alla rinuncia di esternalizzare i propri costi. Adesso, queste che sembrano cose teoriche, vi faccio vedere subito cose praticissime, ma che si applicano subito. Se voi andaste dalla Monsanto e dice, andate dal dirigente massimo Monsanto, li unite in questa stanza, potessi parlare io, direi, ma siete magnifici, avete creato una società, Florida, tutto il mondo vi invidia perché veramente avete un fatturato e delle entrate che sono superiori a molti stati nazionali, magnifici, siete fantastici.
ma io vorrei che diventaste ancora più ricchi, voglio aiutarvi di più, ecco. E vorrei proprio che voi diventaste quello che dite di voler diventare, cioè un grande oasi dell'umanità che favorisce il benessere dell'umanità vendendo le banane a un terzo del loro costo. E per poter fare questo vi chiedo proprio che vi vogliamo proprio aiutare a diventare integri e quindi a fare in modo che tutti i costi che fino ad oggi avete scaricato sul mondo ve li prendete voi, penso che sarete d'accordo, visto che il vostro statuto è più o meno la fotocopia del Vangelo, credo che dovrete. Quelli direbbero, ma sì, vediamo. Allora, benissimo, allora la schiavitù ha un costo. Il disagio sociale per poter ripagare la schiavitù in certi paesi dove avviene grazie alla Monsanto ha questo costo qua. La distruzione degli habitat naturali ha questo costo. La distruzione di certe culture ne ha quest'altra. Alla fine la Monsanto avrebbe un debito che è 100 volte il suo fatturato. Se glielo facessimo pagare, pensate che la Monsanto sarebbe ancora disponibile a dare avanti così? E quelli intorno che vedono la Monsanto un idolo, insomma, sarebbero disposti. Ecco. Allora capite bene che come funziona Monsanto, che tutti noi puntiamo un dito, la Nike, la Nike, come si chiama, in realtà facciamo lo stesso in famiglia. Tutte le volte che noi non siamo innocenti, che esportiamo la nostra struttura di potere, anziché andare nell'anima, noi stiamo esternalizzando dei costi che dovremmo pagare noi. Poi, e come si fa? Quando tu ti comporti in modo, cioè c'hai rabbia narcisistica, ti può capitare, ovvio. Chi ti accanto la paga, perché non è piacevole sentire queste scariche. Ok, quando ti è finito e sei risalita e ritorni in uno stato normale, tu vai dalla persona a cui l'hai scaricata sopra e dici cosa posso fare. Cosa posso fare per risarcire questo danno? Cioè purificare il fiume inquinato. E vedrai che non c'è poco da fare. Uno, c'è da chiedere scusa, che per il narcisista è la cosa più difficile del mondo perché ha ragione lui. Due, vuol dire ammettere che hai torto. E per il narcisista questo vuol dire farsi trafiggere il cuore. Insomma, il narcisista si becca una bella tosta. E quindi quel piacere che ha provato comincia a andare incontro a qualcosa che è un grande dispiacere. La bilancia non è più a vantaggio. Dopo un po' la cosa si scioglie. Una società disonesta, dove la disonestà è premiata continuamente, puoi migliorare il rapporto tra imprenditori e lavoratori, come possibile. Allora, la società disonesta è fatta di gente che è disonesta, al proprio interno, e che non paga i propri costi. È piuttosto semplice. Cioè è una legge dell'economia, se io devo risanare il fiume che ho inquinato, la prossima volta prima di inquinare ci penso. Ecco, questa è la cura che secondo me è la più sicura per il narcisismo. Tutte le altre falliscono, perché il narcisismo si manifesta in mille modi differenti. Infatti, in culture dove queste cose sono più chiare, se andate da un maestro zen, vi coccola per tanti anni e non fa mai l'orage. La prima cosa che vi fa fare è zappare un campo, dopodiché si vede che se non riuscite manco a fare due colpi di zappa non vi prende manco in considerazione. Da noi invece, se non fate due colpi di zappa, viene lì a recarvi le mani e vi riempie di dolci, di toni per dire vediamo se adesso fare tre colpi di zappa. Capite bene? Questa è corruzione. È corrotto chi fa così ed è corrottore chi. Quindi siamo in un mondo corrotto che non si riesce a rimediare perché non si riescono a fare le cose che sono corrette. Ecco, sarebbe come se uno andasse a lezione di pianoforte a te, tu gli dai degli esercizi a casa, non li fa. Il ritorno non li fa. Allora tu devi sperare di riuscire a convincerlo a farli. Ma lui ti dice no, non mi avete detto abbastanza bene. Allora tu provi a dirgli in un altro modo, non basta, gli fai dei regali, non basta, gli dai tutte le attenzioni, non basta, ti tiene il pugno. Ma se la società è fatta che chi deve insegnare qualcosa deve riuscire lui a sperare di smobilitare la pigrizia di un altro, capite bene che è tutto rovesciato. Chi vuole imparare qualcosa deve darsi da fare, non è chi insegna che deve darsi da fare, è chi vuole imparare che deve darsi da fare. E se non si dà da fare, ne paga le conseguenze. La nostra società, chi non si dà da fare, viene premiato. E questo è impossibile educare la cultura.
anche la terapia è difficilissima oggi, perché le terapie sarebbero molto più veloci se uno potesse dire le cose in fretta. Potesse dire: guarda, se ti comporti così ti stai scavando la fossa, che cosa vuoi da me?